Carissimi e carissime, eccoci ancora qui con tematiche che vi ho presentato da tempo e desidero informare che ritroviamo le stesse cose che si ripetono da anni, che sono successe prima di adesso. C'è una bellissima playlist dal nome Perché mentono inconsciamente succubi. Usatela. State prestando attenzione alle tendenze dei media? Alcune storie e narrazioni salgono e scendono in cicli continui, insieme alla vostra consapevolezza di esse. Funziona un po' come il gioco delle tre campanelle, in cui l'imbroglione di strada dirige la vostra attenzione su una campanella mentre sposta altrove la pallina. Un tipo di cose tipo adesso si vede, adesso no. Quando vediamo la stessa storia emergere con un ritmo sempre più frequente nei media mainstream, potete scommettere che è qualcosa che vi preannunciano e che vi fanno vedere perché è quello che vogliono fare. Meglio, vogliono recintarvi dentro, mentalmente e fisicamente. Vedete, i principali media aziendali operano da punti e direttive dall'alto verso il basso. Pensate che solo 6 società possiedono oltre il 90% di tutti i principali media e come fanno le società, governano sempre tramite promemoria dall'alto. Quello che vedete scorrere è uno degli innumerevoli video depennati. Cercatelo col titolo che vedete attraverso la pagina indice alfabetico. Nel filmato che segue di 9 anni fa, che vi ho sottotitolato, il conduttore Conan O'Brien col suo team monta insieme filmati reali di giornalisti locali degli USA che dicono, meglio, ripetono esattamente sempre la stessa cosa, parola per parola. E ogni presentatore la personalizza con la propria inflessione, le proprie pause e le proprie intonazioni. È esilarante, ma allo stesso tempo inquietante perché dimostra in modo scioccante come le idee vengono forzate, iniettate nelle nostre coscienze collettive attraverso i mainstream della cultura attuale, che fanno nello stesso modo, ripetono, 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 come in questo caso l'aumento del carburante. A lot of people think the big news stories today are the snowstorm that's hitting the Midwest or the looming federal budget cuts. But judging by local news, there's apparently an even bigger story that's sweeping the nation right now. Check it out. Well, if you filled up your gas tank lately, then you don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you that gas prices are back on the rise. You don't need us to tell you gas prices are on the rise. I know. That's kind of scary. Yeah. I really think what a coincidence. Yeah. Il punto è che quando vediamo una storia trasmessa più e più volte dai vari organi di informazione, avete buone ragioni per credere che quelle informazioni non vi arrivino in modo organico. Non è qualcosa che dovete veramente sapere o qualcosa veramente rilevante per la vita quotidiana nella nostra comunità. È l'esecuzione dell'ordine del giorno. Ripeto, è l'esecuzione dell'ordine del giorno. Le informazioni vengono deliberatamente divulgate per creare consapevolezza e ricalibrare lo standard della nuova normalità. È qualcosa su cui vogliono che vi concentriate, come nel gioco delle campanelle. Quando comprendete questo, il panorama delle informazioni vi appare totalmente diverso, perché siete in grado di vedere le narrazioni svilupparsi ed evolversi e saprete riconoscerle nel momento che la vostra attenzione viene deliberatamente attirata su un problema specifico oppure allontanata dal vero problema. Il fatto che questi problemi vengano presentati con notevole frequenza in questo periodo è la bandierina rossa che vi segnala che c'è un'agenda più ampia in atto. Con la ripetizione di tali informazioni riescono a modificare e ad imporre nuove norme, nuovi valori, nuovi standard di vita
della nostra cultura, ma assolutamente non sarà per migliorare la consapevolezza degli esseri umani, anzi, per soggiogare le anime deboli semplicemente con la paura. Vi leggo un puzzle del testo del film A Single Man del 2009 con la regia di Tom Ford, che è stato ambientato, attenzione, nel 1962. Naturalmente i nazisti avevano torto nell'odiare gli ebrei, ma il loro odio verso gli ebrei non era senza motivo. È solo che la causa non era reale. La causa è stata immaginata. La causa era la paura. Ma lasciamo perdere gli ebrei solo per un momento. Pensiamo ad un'altra minoranza. Pensiamo a qualcuno che può scorrere, passare inosservato se necessario. Vi faccio un esempio. Ci sono tanti tipi di minoranze. Le bionde e i biondi, per esempio. O le persone con le lentiggini. Ma una minoranza è considerata come una sola, quando costituisce una sorta di minaccia per la maggioranza, una minaccia reale o immaginaria. E qui sta la paura. Se la minoranza è in qualche modo invisibile, la paura è molto, ma molto più grande. Questa paura è il motivo per cui la minoranza è perseguitata, sempre. Quindi vedete che c'è sempre una causa, e la causa è la paura. Le minoranze sono solo persone, gente come noi. Ho appena detto che la causa è la paura. La paura, dopo tutto, è il nostro vero nemico. La paura si sta impossessando del nostro mondo. La paura viene utilizzata come strumento di manipolazione nella nostra società. È così che i politici vendono la politica. È così che ci vendono tante cose di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Pensateci, paura di essere attaccati. Paura che ci siano comunisti in agguato dietro ogni angolo. La paura di quel piccolo paese caraibico, che è Cuba, ricordate che siamo nel 1962, che non crede nel nostro modo di vivere, rappresenta una minaccia per noi. Paura che la cultura nera possa conquistare il mondo. Paura di ballare coi fianchi di Elvis Presley. In realtà forse quella è una vera paura. Paura che il nostro alito cattivo possa rovinare le nostre amicizie. Paura di invecchiare e di essere soli. Il fatto che siamo inutili e che a nessuno importa quello che abbiamo da dire. Come vedete, 60 anni fa usavano la paura per orientare le folle. Anche allora c'era la paura della bomba atomica, esattamente come adesso, e siamo nel 2022. Serve amore, perché amore è il contrario di paura. Scoprite la verità, e la verità vi rende liberi, libere. Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico, dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, gli indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzognero. Ma per i curiosi e le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena, dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Liberi.